Ciao a tutti dal Salvatore, eccomi qui, mi trovo qui per la presentazione di un libro molto importante sia per i tifosi della Roma che per tutti, un insegnamento. Mi trovo qui con l'onorevole Morazzutte e l'onorevole Laura Goccia. Ciao! Eccoci qui, ci troviamo, abbiamo la presentazione di questo libro molto importante. Sì, è la ricostruzione della storia di Giuliano Tacco, un grande calciatore della Roma scomparso alla fine degli anni 60, e abbiamo cercato in questo libro di ricostruire cosa è successo in quei drammatici minuti allo stadio di Sicola nel 16 maggio 69 quando Tacco è scomparso, e di inserirlo nella ricostruzione della Roma e di Roma di quindi. Ecco, un motivo lo sappiamo perché siete della Roma, ma non solo per quello, perché per qualunque anche altra squadra. Cos'è che ti ha segnato dall'infanzia? I ricordi dell'infanzia, della Roma di quegli anni, che sono le cose che ti lasciano dentro per tutta la vita e che cerchi di farli venire fuori. Quindi questo è stato anche un risultato. Un bel ricordo. E abbiamo anche qui, oltre ad essere deputata, tu dello sport sei stata anche una campionessa, e sei una campionessa. Sì, ho fatto atletica fino al momento in cui sono entrata in Parlamento, poi ovviamente l'impegno politico parlamentare prende ed è giusto che sia vissuto in pieno, e quindi ho deciso di lasciare l'attività agonistica per dedicarmi pienamente alla politica. Ecco, che messaggio vogliamo dare con questo libro e un messaggio anche per lo sport? Ma sicuramente è importante il lavoro che ha fatto Roberto, perché ricordare una figura importante non solamente per Roma come società di calcio, ma anche come Roma città, è sicuramente un lavoro importantissimo, ma da qui deve passare un messaggio che è anche importante fare prevenzione e capire che lo sport è uno strumento di salute, ma che va fatto secondo le regole e secondo appunto seguendo tutte quelle che sono le prescrizioni mediche. Ecco, questo è un messaggio importantissimo. Per concludere, Roberto, cosa vogliamo dire? La speranza e l'impegno che i ragazzi facciano sport in modo sano, divertendosi, con le necessarie attenzioni mediche e con l'etica giusta, con il comportamento giusto che lo sport deve sempre, che sempre si deve accompagnare allo sport sano. Quindi un messaggio per ricostruire questa storia anche per il futuro. Ecco, questo è importantissimo. Poi, oltre alla prevenzione, ricordiamo sempre anche il fair play e ricordiamo anche le parole di Laura, che vuol far ritornare tutti allo stadio in una maniera sana per tutti quanti, senza paure, giusto? Ok, io vi ringrazio e io sono il salutatore e ho una sorpresa per voi. La manina del salutatore non poteva mancare per voi, perché ve la meditate per il grande impegno. Ce la faremo. Ecco, qui abbiamo Franco Peccinini, ci saluta e salutiamo tutti quanti. Ciao!